da qua incomincia la vera salita. Quindi finito un ponticello, dopo che mi è andato un moscone in un occhio, incomincia il tratto bello in realtà, perché comunque sono un po' di tornanti in mezzo al verde. Anche qui di solito tocchiamo tutti i ferri, non c'è gran traffico, vendono questa villa, ci penso su e si pedala. Qui siamo attorno al 7-8-9%, vedrete, perché continuerà a salire un po', quindi esatto, infatti sta salendo, quindi ho prevenuto. 7-8-9, esatto, comincia a azzeccarci a forza di guardare e via che si va. Intanto buffo il Garmin qua mi avvisa che la batteria del deragliatore anteriore è scarica, ma io dico, da quando in qua si scarica prima quella davanti e dietro, cioè se ho quella dietro non mi avvisa, se no, però se si scarica quella davanti, quella dietro non dovrebbe essere già finita. Intanto misteri. Ecco, qui è sceso un attimino al 4, ma ecco, ecco che si fa un po' più impervia. Vai di tornantino, ancora attorno il 9, 8, 9, qui però sale, cazzo, un altro po'. Via, via, su queste pedali, via, 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 altra tornata a sinistra, vediamo se si apre, no, ancora non siamo abbastanza su, era un po' di panorama, 12%, ah, marrano, dicevo io. Ah. Un po' di verrucchio laggiù in fondo, alla mia destra verrucchio, si vede molto, si vede meglio a occhio nudo che zoomando, che strano. Va bene, proseguo e voilà, dopo 3 km passa, finito, seguo Rimini da qui, quindi ho girato a sinistra in fondo a via San Paolo, 3 km e ritrovo la mitica rotondina. Comunque il tratto più difficile tra virgolette della salita di San Paolo è dove ci sono i tornanti, quelli dove soffrirete di più, il resto è molto più blando. Ora mi godo un po' di scendi. Ah, che bellezza, boh, guarda, 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 tornante sinistra e destra. Se non arriva nessuno, sfrutto la modulazione di questi nuovi freni. Ecco, come non detto, che pugnetta. Mi godrò quest'ultima almeno. Bella, sono troppo lento. Vabbè. E me ne esco di qua per andare a fare un'altra salita che vi porterà al solito posto. Eccoci qua. Allora, vedete, questa è via Monte Cieco. Via, la prendo. Anche qui, via, 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 via Monte Cieco. E la si prende se si viene da San Marino, da Dogana, se si viene da Rimini, un briciolo prima di fare la curva verso Dogana a sinistra, si gira a destra ed ecco su via Monte Cieco. Anche questa all'incirca 3 km direi, parte semplicissima e ci vediamo quando sale un pochino di più. Asfalto anche qui bello, tranne la parte finale, cusci cusci. Allora, fino adesso il tratto è sempre stato 5-6%, da qui in poi sale almeno 7-8, ma secondo me anche fino al 9 di sicuro, almeno questo tratto qui finale. Qui, contrariamente alle altre strade,
è un po' più trafficata perché costituisce un taglio, un buon taglio da San Marino a Rimini, San Marino a Sant'Arcangelo e viceversa, quindi a certi orari c'è il casino, o con che palle sul telefono, o comunque occhio che vengono forte, è una strada che si presta, quindi molti fanno gli stupidi e vengono molto molto veloci. Questo è stato bravo, direi. Qui spiano un attimo. Da dopo la piana è tutta più o meno al 4%, il termine della salita è con questo bar trattoria Mulazzani, e io consiglierei che potreste finire il giro qua, un bel primo zio Boni, qui giro a destra per tornare alla rotondina. Quindi dicevo, un bel primone dopo il giro, bir rosso, rutto libero, e poi pigliate la bici, scendete giù a valle e andate a casa. Quando volete, io ci sono.